un bel giro su internet a sbirciare le notizie, la controinformazione di informazionecattolica.it? Ottima idea! Grazie per essere con noi. Gianpiero Bonfanti! Ciao Sammy, buon pomeriggio. E sì, sottolineo l'invito che hai appena fatto, venite a trovarci proprio stasera, potrete vedere delle belle notizie. Oggi abbiamo pubblicato dei begli articoli, ma chiaramente anche facendo riferimento alla giornata oggi della violenza sulle donne, Nicola Saieva ci ricorda appunto che è un po' quello che sta succedendo, senza negare questa situazione che sta diventando sempre più incontrollabile, no? Ci sono delle situazioni un po' particolari, però ci ricorda che in questo momento la società ti porta un pochettino a questo, nel senso il ruolo della donna, la dolcezza, la figura della donna viene, lascia il passo un po' a una figura, cioè la tentazione, a questa morbosità. Poi fai degli incontri di persone che sono magari hanno delle patologie mentali, e chiaramente purtroppo la tentazione diventa. Niente, passiamo giusto alla pagina culturale. Partirei con Pietro Licciardi, che ha fatto una bellissima intervista ad Alessandro Giorgi, che è un noto divulgatore di storia militare, equilibrio strategico, politica estera e sicurezza. L'intervista si intitola "Con la croce e il fucile, i padri combattenti del Vietnam". Allora, è un articolo di alta qualità, diciamo, un'intervista veramente interessante. E in questa intervista Alessandro Giorgi racconta come alcuni sacerdoti, anche durante il periodo del Vietnam, hanno imbracciato i fucili per andare in guerra, per difendere i loro fedeli, il loro gregge. Cioè, quando si pensa che la Chiesa sia tutto un accrocchio, diciamo, di pacifisti e via dicendo, diciamo un po' una sorta di figlio di fiori, non è proprio così. Ecco, quindi invitiamo alla lettura di questo bellissimo, bellissimo articolo. Poi un altro articolo sempre uscito oggi è di Chiara Masotto, "Quando il nemico del mio nemico è mio amico". È un gioco di parole, ma rende bene l'idea. Novembre è stato un mese dove ci sono state una serie di summit. Si parla del COP27, del G20, dell'ASEAN, che raccoglie i paesi del sud-est asiatico, e dicendo. E in tutti, cioè un minimo comune denominatore, in tutti questi summit si parla dello sviluppo sostenibile e della lotta al cambiamento climatico. Il solito polpettone, no? È un problema, però, cioè, quando scatta la moda si parla tutto solo di questo. Allora, ciò che dice Chiara Masotto è molto semplice. Nonostante oggi ci siano diverse situazioni critiche nel mondo, tra i vari paesi, che tra l'altro hanno partecipato tutti, perché chiaramente, nonostante ci siano situazioni critiche, sembra che questi argomenti mettano d'accordo tutti. Quindi, il nemico del mio nemico è mio amico. Niente, passiamo poi ad un altro articolo di Angelica La Rosa. "Il cardinal Maradiaga: nel mondo regnano le multinazionali". Allora, questo è il cardinale dell'Honduras, Maradiaga, che dice che appunto oggi nel mondo chi regna sono le multinazionali. C'è una serie di piccoli re che tendono a renderci schiavi, dittatori, e credono di avere il loro potere per tutto il tempo, e finiscono poi dimenticati, odiati. Queste sono le parole del cardinale honduregno Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, che ha proclamato, diciamo, durante la messa nella Basilica Minore di Tegucigalpa in occasione della festa di Cristo Re. Allora, oltre, diciamo, a tutto questo discorso delle multinazionali, di queste lobby, via dicendo, lui dice anche un'altra cosa molto interessante. Dice, ha anche indicato che oggi ci domina la vita e il tempo di molte persone nel mondo è un cellulare, un computer o uno di quegli scriccioli che vogliono dominare. Cioè, quindi ci sono anche dei mezzi che poi vengono utilizzati, che poi diventano nostri padroni, ecco, da questo punto di vista. Poi passiamo ad un articolo che ho scritto io, riferito a quello che è successo nella politica italiana in questi giorni. Aprire palazzi del potere come scatolette di tonno era tutta propaganda. Allora, io faccio riferimento a quanto è successo con Luigi Di Maio, chiaramente l'ex ministro degli esteri del governo dei migliori,
che sarà nominato inviato speciale dell'Unione Europea nel Golfo Persico per una durata massima di 2 anni. Allora, percepirà uno stipendio di 12.000 euro netti al mese, con tassazione agevolata UE, ed avrà una copertura totale di tutte le spese, compreso quelle del suo staff. Inoltre, godrà dello status di diplomatico. Non niente male. E poi, sempre dello stesso partito, se stiamo lì a guardare, diciamo stesso partito della delegazione, la stessa, parliamo dell'ex senatore Vito Crimi e dell'ex senatrice Paola Taverna, che vestiranno i panni di collaboratori di Camera e Senato, che questo tra l'altro è un modo per lavorare e guadagnare per altri 5 anni grazie alle istituzioni del potere legislativo, seguendo lecitamente i regolamenti delle due Camere. Insomma, Sammy, tanto per dire, pecunia non olet, quando si assaggia il dolce poi si fa fatica a farne a meno, nonostante fosse il discorso dei due mandati. Vabbè, poi passiamo ad un altro bellissimo articolo riferito all'aborto. Allora, qui Andrea Sarra e Alessandro Rosa ci parlano dell'aborto e dice: l'OMS considera la gravidanza come una malattia da curare, usando termini come qualità e dignitoso, ma l'aborto è un omicidio. Cosa può esserci di dignitoso nell'uccidere un essere umano nei modi che le leggerete in questo articolo? E l'articolo che segue, che io invito ad andare stasera, visto che ci sarà il tempo, non ci sarà Crozza, ma potrete vedere noi, andatelo a leggere, perché è abbastanza crudo l'articolo, nel senso che è ora di far vedere anche come avviene l'aborto, nel senso si parla dell'aborto chirurgico e dell'aborto farmaceutico, e chiaramente ci sono delle differenze. Viene descritto anche con dovizia di particolari alcuni momenti un po' critici di quello che è la pratica dell'aborto, ma è necessario sapere di che cosa si parla quando si parla di aborto. Tra l'altro è necessario sapere anche le cifre che ci riportano i due bravi collaboratori. Le cifre della strage degli innocenti possono essere riscontrate sullo stesso sito dell'OMS, sono terrificanti. Secondo l'OMS, tra il 2010 e il 2014 si sono avuti circa 56 milioni di aborti l'anno, mentre tra il 2015 e il 2019 gli aborti sono stati 73 milioni l'anno. Okay? Poi, con un rallentamento della tendenza durante il periodo del Covid, di circa 42 milioni di aborti. Insomma, la media negli ultimi 4 decadi si aggira intorno ai 40 milioni di aborti l'anno. Si può andare a vedere su un sito che si chiama World Matters, e cercando la voce aborto si vedono in tempo reale quanti aborti vengono praticati. Questo era necessario dirlo. Però c'è chi all'aborto preferisce invece la deriva animalista. Allora c'è Bruno Volpe che intervista Vincenzo De Filippis, che è il presidente della Federazione Europea dei Medici Cattolici. Allora, praticamente dice, per molte coppie del nostro mondo ricco, il figlio è visto come una limitazione, un ostacolo a vivere liberamente. Allora, che cosa succede? Che si buttano sul discorso degli animali, no? E prendono un animale e lo trattano come un bambino, lo mettono nella carrozzina, lo portano in giro. Ma questo perché? Ma non tanto perché sia una patologia o quant'altro, ma proprio perché vedono la maternità, diciamo, la famiglia, la vedono come una limitazione della propria libertà, e quindi prendono un animale e lo trattano come un essere umano, perché un animale comporta sicuramente molto meno impegno. E poi parliamo di un altro articolo, sempre di Angelica La Rosa, parliamo di un articolo sempre degli animalisti. La scomunica può sembrare dura quando si parla di ciò che le persone mettono nel piatto, dicono gli animalisti del People for Ethical Treatment of Animals. La sigla è PETA, ma quando sono in gioco la salute del pianeta e il futuro della vita, nessuno dovrebbe mangiare carne. Beh, insomma, questi signori hanno mandato una bella lettera al pontefice sollecitando a compiere i primi passi verso la giustizia climatica, resuscitando i venerdì senza carne, inclusa la carne di pesce, e la scomunica dei cattolici che mangiano animali. Allora, secondo questi signori, gli esseri umani uccidono miliardi di animali utilizzati per il cibo, diciamo, ecco, tutti i giorni. Insomma,
gli animali, secondo quello che dice anche il Catechismo della Chiesa Cattolica, al punto 2418, chiaramente con tutto il rispetto e il bene che si voglia alla natura, bisogna anche ricordare che si possono amare gli animali, ma non si devono fare oggetto di quell'affetto che è dovuto solamente alle persone. E con questo, Sammy, io ti ringrazio, come sempre, per lo spazio che ci dai e invito tutti gli ascoltatori ad andare su www.informazionecattolica.it, troverete tutti i nostri articoli. Inoltre potrete trovarci su tutti i social, Facebook, Instagram, Wayful, Telegram, WhatsApp e via dicendo. Ci sono anche dei gruppi che adesso lanceremo prossimamente. E inoltre abbiamo il nostro canale YouTube, dove sono caricate anche delle video interviste e dei contributi veramente interessanti. Con questo io ti ringrazio, nuovamente ringrazio te e tutti gli ascoltatori e auguro un buon weekend a tutti. Grazie Giampiero Bonfanti, grazie ai collaboratori di informazionecattolica.it. Anche io me ne vado, ma ritorno tra pochi minuti perché arrivano quelli dello sport. Ciao! Avete ascoltato Potere al Popolo.